Bentrovati amici di Lecco FM, oggi abbiamo qui con noi in studio Mauro Gattinoni, Mattia Panzeri e Massimo Vitali. Benvenuti. Ciao. Ciao. Loro sono gli organizzatori della Shigamat. E la Shigamat, come i più esperti di voi sapranno, è una delle urban trail con ostacoli più pazze che Lecco abbia mai visto sul suo territorio. E questa edizione, che ricordiamo è l'ottava, invaderà la città di Lecco sabato 15 settembre e quindi proprio per questo motivo abbiamo deciso di portare loro qui in studio con noi. Quindi io direi di partire dalle basi. Vogliamo spiegare che cos'è una urban trail con ostacoli e come si svolge? Sì, è una corsa ad ostacoli che, a differenza di tante altre che si fanno in giro per l'Italia o all'estero, parte dal centro di una città. Gli ostacoli sono in gran parte naturali, ma in ampia parte anche artificiali. Abbiamo balle di fieno, copertoni, getti di idrante, cassoni, container, gomme e poi ancora, tra gli ostacoli naturali, sicuramente l'attraversamento di fiumi, di colline, di rive di prato, e quindi praticamente ce n'è per tutti i gusti. La particolarità di quest'anno è proprio che, partendo dal centro, da centro Lecco, come ormai negli ultimi periodi, ecco, abbiamo fatto un'estensione di percorso che arriva fino sulla collina di Via Ipoggi, in particolar modo nell'area di Cavagiozzo, dove saranno collocati gli ostacoli più interessanti, anche quelli un po' più cattivi di quest'anno. Perché questa è un'edizione particolarmente cattiva, dicevamo. Cosa ne pensi, Massimo? Sì, abbiamo, durante la fase di studio degli ostacoli, abbiamo pensato di renderli più impegnativi. Quindi quest'anno saranno appunto molto più tosti rispetto agli altri anni. E non deve scoraggiare la cosa, anche perché a noi piace farla un po' ignorante come gara, no? Quindi a noi piace premiare quelli vestiti in maschera, quelli che si divertono, le squadre che si mettono d'accordo a fare tutti quanti la ballerina, piuttosto che, e anche noi abbiamo creato degli ostacoli anche un po' divertenti, simpatici, colorati, che è un po' la cifra di questa gara. Va bene, infatti poi parleremo anche degli ostacoli, ma passiamo invece alla storia. Il nome mi ricorda qualcosa, siete per caso legati anche alla Shigalot? Presidente. No, faccio io, ma sì, siamo di fatto lo Shigalot. Shigalot è il marchio, è il nome di Acquate, noi tutti siamo acquatesi, noi stessi siamo stati organizzatori dello Shigalot e siamo affezionati alla nostra gara, alla nostra festa del paese che si tiene ogni 2 anni ad Acquate. Mm-hmm. In realtà poi, da quando abbiamo inventato lo Shigamat, che invece si tiene tutti gli anni, allora sincronizziamo i calendari della gara e della festa in modo da fare dei risultati ottimali sia in termini di partecipazione a questa gara, che ormai è di livello nazionale, sia di adesione di tutta la comunità alla festa dello Shigalot d'Or e quando c'è la gara sullo staff, quindi lungo il percorso, per dare una mano a tutti gli atleti. E a proposito di adesione della comunità, in quanti siete ad organizzare questa gara? Allora, siamo 15 organizzatori, lo facciamo tutti per hobby, nessuno. In realtà siamo 14 più il presidente, quindi ecco, diciamolo, essere precisi. Perfetto, e poi coinvolgiamo circa 200-250 persone di staff. Siamo un 150 sul percorso, ci sono i fotografi, ci sono 50 più persone in cucina dove accogliamo le persone a fine gara, e quindi è grazie anche tanto allo staff che si riesce a fare una manifestazione del genere, perché comunque partendo da Lecco, arrivando poi ad Acquate, su 12 km di percorso circa, ogni bivio, ogni incrocio, noi mettiamo una persona per essere sicuri che la gente si possa divertire senza avere problemi. Ci sono anche delle associazioni che ci aiutano sia sul percorso gara sia nella preparazione degli ostacoli, il Caestra della Storta, l'APE, Associazione Escursionisti, poi vabbè, c'è il gruppo della Croce Rossa, i City Angels, ci sono la SEL, bravo, poi c'è gli Amici di Chiara. L'Associazione Amici di Chiara ci sta dando una grossa mano con dei volontari, e quindi diventa un modo anche per conoscersi e fare rete tra associazioni. Beh, con tutta questa organizzazione immagino che anche la partecipazione sia particolarmente elevata. Negli anni avete visto un cambiamento, e poi partecipano soprattutto professionisti o amatoriali? Allora, negli anni siamo partiti dal primo anno, che è stata una cosa più del paese legata allo Shigalot, eravamo circa 150 iscritti.
Ogni anno siamo sempre saliti, abbiamo sempre raddoppiato gli iscritti fino a più o meno l'anno scorso che abbiamo passato i 1000, che è quello che speriamo di fare anche quest'anno. Siamo vicini. Quindi vi invito a iscrivervi. Anche perché sugli ultimi 2 giorni, giusto per iscriversi. Sì, sabato si chiude e poi se non arriviamo a 1000 anche il giorno della gara è possibile iscriversi. Quindi le iscrizioni online chiudono sabato. 8. Tuttavia ci sarà la possibilità anche fino al giorno della gara di iscriversi di persona presentandosi alla nostra segreteria atleti. Esatto. Poi allora noi da 3 anni facciamo parte del campionato italiano OCR. Quindi arrivano atleti che non sono professionisti, ma sono agonisti, quindi si allenano per fare questo sport. E arrivano da tutta Italia. Siamo una delle 10 tappe del campionato italiano 2018. E quindi tanti atleti arrivano da fuori, hanno dei loro team, si allenano per queste gare, hanno una loro classifica e saranno quelli che avranno il pettorale rosso per chi verrà a vedere la gara. Oltre ai primi delle gare, perché comunque noi preferiamo premiare poi tutti, nel senso la nostra gara è una gara goliardica, quindi premiamo il primo simbolico e poi alla fine della gara chi riuscirà a finire la gara avrà una medaglia, quindi premieremo tutti. Mm-hmm. Premieremo in particolare il più giovane che arriva al traguardo, il più vecchio e le 3 maschere migliori. Un esempio per degli anni passati, chi è stato il più vecchio? Più vecchio. Signor Ghibaudi, secondo me sì, è il nostro decano, e non si dicono gli anni, è il nostro decano affezionatissimo della gara e non so se, sì, sei iscritto anche quest'anno. Sei iscritto. E quindi secondo me rischia di vincere prima ancora di partire, almeno nella sua categoria. Sì, ma poi abbiamo pensato anche ai giovani. No, invece per i giovanissimi invece, domenica 16 ci sarà la Shiga Mini Mat, che sarà un percorso studiato per i più piccoli, in oratorio ad Acquate, dove ci sarà un percorso con anche un gonfiabile abbastanza studiato e molto interessante. Quindi si inizia da piccoli a fare matto. Invece un'opinione personale, la maschera che più vi è piaciuta negli anni? Ci sono state diverse maschere che ci sono piaciute, ma molto matte, come dice la gara. Per esempio un ragazzo che abbiamo premiato un anno ha fatto circa 14 km ai tempi completamente vestito da sci, con gli scarponi da sci, gli sci in spalla. Complimenti. E faceva caldissimo per l'edizione, è stato pazzesco. C'è stata abbiamo premiato un gruppo che sono venuti sposo e sposa a festeggiare l'anniversario di matrimonio lo stesso giorno di Shigamat, vestiti da sposo e sposa con il prete, i chierichetti, i testimoni. È stato bellissimo. L'anno scorso abbiamo premiato un gruppo che ha fatto Dragon Ball, che erano bellissimi. E poi c'è sempre di solito il gruppo della Croce Rossa di Lecco, che si inventa sempre dei costumi molto belli. Come squadra, come gruppo, quindi sono tutti coordinati, abbiamo fatto Miss Italia, le ballerine. Le ballerine, ma sì, poi ci sono anche i carri, perché una volta c'era un gruppo dei volontari di San Francesco che fanno delle attività in Kenya, hanno fatto un pulmino e si portavano questo pulmino in giro dappertutto, oppure l'anno scorso c'era un gruppo che scimmiottava a Trenord con i vagoni del treno. Allora, è stato bello, e a noi piace, quella è un po' la caratteristica di questa gara e quella a cui ci teniamo di più. Quindi i professionisti partiranno all'inizio della gara, subito alle 15 di sabato pomeriggio, con delle batterie dedicate, maschi e femmine. Li lasceremo correre, loro faranno la loro gara, avranno anche delle penalità e dei controlli tecnici sugli ostacoli, mentre invece tutti quelli che non partecipano alla Shiga Mad, ma che è appunto il nome che diamo a questa gara competitiva, ma alla Shiga Mat, quella vera e propria, ecco lì invece si può fare di tutto, si possono fare gli ostacoli 2 o 3 volte se uno gli piace, si può tornare indietro a aiutare un amico se non ce la fa, si possono saltare gli ostacoli perché prima di tutto la sicurezza, quindi se uno non se la sente perché è un po' stanco si fa una birretta nell'ostacolo della birra piuttosto che su dagli alpini Cavagiozzo che ci stanno organizzando anche la dunata sulla, grazie amici alpini, e quindi c'è da divertirsi grosso modo fino alle 6, perché alle 6 comunque chiude la gara, dalle 3 alle 6 abbiamo 3 ore per fare i matti e dopo ci si trova tutti in oratorio di Acquate per la Shiga Night. Invece quanti partecipanti ci si aspetta per questa edizione? Dicevamo prima quasi 1000.
Quanto siamo? Più di 1000 non ne prendiamo, oggi siamo a 800. Okay. E solitamente nell'ultima settimana, quindi c'è un incremento sensibile e addirittura il giorno stesso. Mi piace citare anche un gruppo che, di un'azienda varesina che si è iscritta con una ventina di dipendenti a fare questa iniziativa come training aziendale, quindi come elemento motivazionale per fare squadra, eccetera. Quindi si presta davvero a tutti i colori. Beh, se si sopportano ancora finita la gara, sicuramente sarà un ottimo team. Sì, sono sportivi. Sì. Invece, io ho visto uno spoiler sulla vostra pagina Facebook che parlava di una carrucola. Potete dirci qualcosa a proposito? No, posso dire che il carrucola non sarà un suo ostacolo, ideato da lui, quindi se viene male è colpa sua. No, in realtà le carrucole saranno 4. E quella era una foto un po' ad effetto, in realtà l'ostacolo, ve lo racconto, così me vi preparate in settimana. Ci saranno 4 carrucole collocate su dei rami delle piante, insomma, nella zona Cavagiozzo. Ci saranno dei pesi attorno ai 15 kg al piede, appunto, della carrucola. Bisogna fare 5 sollevamenti consecutivi per passare l'ostacolo, insomma. Però accanto a questo, sempre nella zona Cavagiozzo, ci saranno gli ostacoli, quelli molto più tecnici, quindi molto sforzo di braccia. Ci saranno delle reti inverse, degli anelli. Ci saranno anche delle monkey bar, che sono praticamente delle scale da passare in questo modo. E sempre in tema ostacoli citavamo il Caldone, quindi l'attraversamento del fiume, ma soprattutto anche in centro Lecco l'ostacolo forse più spettacolare, che quest'anno sfiorerà i 50 metri di lunghezza, composto da 6 container da 9 metri ciascuno, messi a disposizione da Paratori, che è un partner che ci segue ormai da 3 anni. Quindi chiuderemo al traffico da venerdì mattina con delle gru tutto il lungolago per fare l'allestimento di questo ostacolo, e sarà, credo, uno dei solitamente tra i più fotografati, ma anche perché è comodo in centro Lecco. Quindi l'invito al pubblico invece è di fare le foto in centro Lecco, poi prendere il nostro bus navetta gratis che da Piazza Garibaldi vi porta fino a Falghera, e da lì 2 passi siete a Cavagiozzo e vi godete anche la parte alta della corsa. Saranno in distribuzione queste cartine, vero Panz? Sì. Nel weekend inizieremo a darle in giro per Lecco e le troverete nei bar, eccetera. E il giorno della gara il nostro Shiga Village in Piazza Garibaldi aprirà verso le 10. Avremo un punto informazioni dove chiunque può passare, prendere la cartina e andare a vedere l'ostacolo che gli garba di più. E sempre a proposito di ostacoli, come li trovate? Vabbè, abbiamo un'officina. Un'officina segreta. Un'officina segreta dove studiamo, facciamo esperimenti. E poi tanta fantasia. Qualcosa, sinceramente, copiamo dalle altre gare, ma anche perché, adesso al di là delle battute, esiste un disciplinare specifico previsto dalla Federazione Nazionale delle gare ad ostacoli, dove devono esserci tot ostacoli ogni tot chilometri, tot di equilibrio, tot di braccia, tot di velocità, tot di forza. Quindi noi dobbiamo comunque rispettare dei parametri che ci vengono imposti, giustamente per far accreditare questa gara all'interno del circuito nazionale. E quindi c'è anche un disciplinare che è disponibile online su come si superano gli ostacoli. Sono molto intuitivi, nel senso che non è mai successo che qualcuno lo superasse. Altri sono anche in carne e ossa, come gli amici dei Commandos, che abbiamo anche incrociato nei corridoi. Sì. Dove bisognerà oltrepassare una squadra di football americano. Auguri. Infatti. Bene, allora io vi ringrazio molto anche per questa bellissima maglietta che mi avete portato, e allora ci rivediamo alla Shigamatti il 15 settembre. Va bene, a presto. Aspettiamo. A presto allora. Ciao. Ciao.